Sabato, finalmente. Siccome Franz non è a casa oggi, e questo? Ah, non lo so. Siccome non è a casa, ne sto approfittando a fare un po' di cose. Ho lavato la cassetta dei gatti, sapete che l'avevo cambiata, ho messo quella nuova, ecco, quella vecchia era ancora in poggiolo sporca. E quindi ho lavato quella, ho sistemato la cucina, messo su una lavatrice, ho steso e ho portato legna, ho dato una pulita al bagno. Il mio programma per oggi in realtà sarebbe stato quello di fare la tinta ai capelli e nient'altro. Invece poi mi sono presa d'animo. Si può dire presa d'animo. Vabbè, insomma, mi sono messa a fare qualcosina. Sto valutando cosa tenere ancora nell'armadio e cosa no. Questa roba qui è giunto il momento di metterla da parte. Cioè, qui sono in montagna, quindi non può fare caldo adesso. La mattina fa ancora freddo, quindi la dolce vita serve. Poi però a metà giornata la dolce vita è un po' troppo, risulta un po' troppo caldo con una maglia così sotto. Che palle, non so più come vestirmi. Comunque, devo dire che mi sono data da fare questo pomeriggio e mi sto ancora dando da fare. Mi sono fermata solo per iniziare questo vlog, ma per il resto, ecco, e ho deciso di tenere fuori questi maglioni qua, perché se dovesse fare ancora tanto freddo, magari. Queste vanno benissimo, questo è quello fucsia, questo come questo qua non è grossissimo. E quelli più grossi o che comunque ce ne sono quattro che quest'inverno non ho utilizzato, li metto via. E vi sto caricando anche dei video in questo momento, quindi rimetto il telefono qua dalla finestra che prende meglio, e così si caricano. E continuo con questa mia opera di riorganizzazione, come sempre, perché io non sono mai contenta. Mai, 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 mai. Oggi poi ho anche pulito l'ufficio, ho fatto diverse cose, veramente mi sono meravigliata di me. Comunque, mi metto a fare questo lavoro, anche se non ho tanta voglia, però devo fare, assolutamente. È ora e c'è bisogno di farlo. Ho prurito il naso. Ciao. Grazie, grazie piccolo alfietto. Ti gratulo, mio figlio. Sono sconvolta, in positivo. Ho tirato fuori i pantaloni che avevo messo da parte perché non c'entravo più. Ci entro. In alcuni entro, cioè sono proprio stretti, ma utilizzandoli poi si ammorbidiscono i tessuti. Beh, ci entro, cioè ho dei pantaloni di Shein che non ho mai usato perché li avevo comprati, ma avevo sbagliato la taglia. Sono delle S. Cioè, jeans normali, normalissimi jeans. Questi non so, forse questi sono. Questi forse non sono una S, no, questi sono una M e questi sono una S, ma sono molto simili, siamo lì lì come misura. Sono sconvolta, adesso sto indossando dei pantaloni che avevo comprato diversi anni fa, di seconda mano, di Zara. Non c'entravo in nessun modo in questi. Ci entro perfettamente. Sono questi qua fucsia con la cerniera laterale. Ci entro perfettamente. Perfettamente, sono belli stretti, aderenti, però il tessuto appunto si ammorbidisce usandoli, quindi io sono sconvolta. Adesso sono curiosa di provare questi. Questi hanno un colore che adoro. Questi mi sa che sono piccoli però. Mi sa che sono piccoli. 38. Chi ci entra qua? Se ci entrerò,
ci entrerò per miracolo e saranno strettissimi perché le cosce sono veramente piccole. No, non ci entro in questi qua, no, dubito. Comunque, cioè, sono sconvolta in positivo, ma sono sconvolta. Adesso provo anche quelli, ma non mi salivano neanche sui fianchi questi. Questi che cos'è? Una M di Zara. Vabbè, questi la vedo dura, secondo me, perché questi mi erano stretti ancora quando ero magra. Sono decisamente piccoli, ma sono bellissimi. È un lavaggio bellissimo, ma sono non stretti di più, cioè è tutto tirato. Sono decisamente stretti, c'è la ciccia che esce. Sì, tac. Mamma mia. E io entravo in questi pantaloni. Cioè, ero magra. E voi mi avete sempre detto, ma no, non sei grassa. Ma se io lo dico, vuol dire che so di esserlo. Oh, oh. Problema tecnico. La cerniera. Ma è vero che questi qua erano difettosi, non mi ricordavo più. Anni che non posso indossarli, almeno 4 anni. È un progresso, eh. Ci sentiamo, barra vediamo domani per la pesata. E vi dico se sono dimagrita o no. Io non credo. Questa settimana non credo. Secondo me peso uguale alla scorsa settimana, se non anche di più. Quindi vi aspetto domani per eventuali aggiornamenti. Domenica, mi sono pesata, nessun aggiornamento positivo, nel senso che sono sempre su 59,5, quindi basta. Niente di così, cioè, anzi, peso leggermente di più, quindi va bene, dai. Ci sono le settimane così, ho visto. Ma dipende da come si mangia, io non ho mangiato granché bene, quindi cioè sono consapevole. Sì, non ho fatto dei pasti, non era neanche male come pasti, ma alcuni li ho fatti giusti, altri no, e quindi il risultato è questo. Cioè, se si fa solo un pasto sbagliato è un conto, se se ne fanno di più il risultato è che il peso non cala. E vabbè, dai. Sarà per la prossima. Comunque c'è la soddisfazione di poter indossare dei pantaloni che prima non potevo neanche permettermi minimamente. Quindi c'è già quella soddisfazione. Basta, adesso devo pensare alla colazione. Non ho latte, o meglio ne ho, ma ne ho pochissimo. Non ce n'è praticamente di latte. Quindi penso di farmi il tè. Sì, faccio un bel tè caldo con, tè caldo intanto. Biscotti ne ho diversi, di diversi tipi. Non ho tanta voglia di biscotti proprio. Però vista la situazione, meglio, ieri sono stata male, cioè sono stata male, ho avuto mal di pancia pomeriggio. E quindi visto tutto ciò, meglio che non ci sia il latte. È meglio che io non mangi una brioche insieme al caffè latte. Quindi faccio un po' di tè. Potrei mangiare anche un po' di pane col tè. Non lo so. Adesso ci penso. Fette biscottate non ne ho. Ho gallette, ma per colazione a me le gallette non piacciono. Non ho molta scelta alla fin dei conti. E vabbè, comunque. Vedo cosa fare. Ho pulito casa, mi manca solo da fare il letto. La stanza computer di là è un caos totale, c'è un campo di battaglia. Vi faccio vedere. Dovendo cercare i pantaloni che avevo da parte, il risultato è che ho dovuto tirare fuori mezza roba e niente. Qui è tutta roba che avevo in armadio che ho deciso già di mettere da parte.
perché ho tenuto, ve l'ho detto, non lo so, ho tenuto solo dei maglioni. Sì, forse ve l'ho già detto. Alcuni maglioni, non tutti. Comunque stiamo andando verso aprile, quindi cioè i maglioni grossi sarebbe anche ora di non usarli più. Comunque, ad esempio, questo è il pigiama, quello grosso che però non utilizzo. Questo sacchetto deve essere rotto perché non tiene il sottovuoto. Vabbè, comunque, oggi il cielo è così, tutto coperto, coperto barra velato, e quindi il sole non riesce ad uscire. Cioè, è lì, ma non scalda. Vedo di sistemare quella stanza in modo che possano entrare anche i gatti, perché con i sacchi così del sottovuoto in giro è meglio che non entrino. A questo momento ho prurito al naso incredibile. È l'allergia. Non ne posso più veramente, ma non vado in farmacia a farmi dare niente e quindi sono scema io. Tocca soffiare il naso di nuovo, ma viene giù il mondo praticamente. Non è raffreddore, è proprio allergia. Mamma mia. Che disperazione, quest'anno non mi aspettavo di soffrire di allergia. Dovrei rifare anche le unghie perché è saltato via, qua è saltato via gel, qua anche, e avendo l'unghia così adesso mi si impiglia ovunque. Però è saltato via, si vede che non l'avevo messo bene l'altra volta. Saranno 2 settimane che ce l'ho su, però è saltato via. Il problema di avere un solo giorno di riposo a settimana, perché negli altri uffici hanno sabato e domenica. Addirittura magari qualcuno si prende la giornata e fa venerdì, sabato, domenica. C'è chi lo fa, ma non sempre chiaramente, però ecco. Quindi hanno 2 giorni di riposo a settimana, lavorano chiaramente di più negli altri giorni. Ma avendo solo la domenica, io la domenica vorrei fare mille cose, perché è l'unico giorno che sono a casa tutto il giorno. Però allo stesso tempo voglio riposare, perché è l'unico giorno che sono a casa. E quindi sono sempre combattuta ogni domenica su cosa fare. Alla fine non combino molto. Vorrei andare di qua, di là, ma la giornata è una sola. Non si può andare ovunque, non si può fare tutto quello che si vuole perché sarebbe ancora più stancante che andare a lavorare. Vai al pazzo! Un pazzo! Vabbè, facciamoci il tè. Ciao ciao, Pepe!